Siamo pronti per la partenza, siamo pronti per il viaggio. Sì! E siamo arrivati in questa casa. Ci sono stati un po' di intento. Ciao a tutte e tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Devo parlare un po' a bassa voce perché è un po' tardi e in questo momento, come potrete notare dalla location, non sono a casa mia. O meglio, non sono a casa dei miei genitori, ma sono proprio a casa mia. E non, in questo momento sono in bagno perché qui in bagno c'è una bella luce, dato che c'è lo specchio molto figo. Però non vi voglio far vedere molto della casa perché poi uscirà un house tour, quindi preparatevi. È sera tardi e in questo momento non sono da solo e sto indossando delle mascherine per i denti, quindi se parlo strano è per questo motivo. In più i miei capelli sono molto strani perché ho fatto una cavolata, quindi i miei capelli sono un po' lisci, però vabbè. Non parliamo di questo, ma parliamo del fatto che oggi, non ancora oggi, però tra qualche ora sarà il 25 del grande giorno, ovvero il giorno in cui cos'è? Cosa? Io, Ox, Vladi e Ludovica vi annunceremo questo progetto, questa cosa che abbiamo deciso di fare. Ditemi cos'è! E nulla, in tutto ciò, Vlad è qui. Ciao guys. E oddio, qua siamo a casa mia, non facciamo vedere troppo, vabbè, la cucina l'avete già vista, però ciao. E nulla, stasera dormiremo qui, domani mattina abbiamo la sveglia alle 5? Sì. 5. Alle 5 raga, domani sveglia alle 5, però sarà figo, avremo tanta adrenalina, tanta voglia di fare, quindi sicuramente non ci peserà. Scusatemi se gioco così tanto con i miei capelli, ma non avevo i capelli lisci da una vita e quindi in questo momento per me è stranissimo doverli sistemare ogni 5 secondi. Domani si parte e si va in un posto bellissimo che vedrete e oltretutto rivedremo sia la Ludovica che Ox e quindi dai. Intanto c'è di nuovo. No. Siamo, cos'è meno che rispondo dall'iPad? No, voglio fare la clip prima. No, raga. No, ti metto giù. Raga, c'è la Ludovica che vuole mettermi giù. Raga, i capelli non sono lisci. I miei capelli sono lisci, raga, mental breakdown check. In tutto ciò stavamo parlando per domani, siamo super emozionati, ci vediamo tra poco, amo, vero? Guarda che ci vediamo. Ah no, non possiamo ancora dire ci vediamo oggi perché non è ancora l'orario. Non è ancora passata la mezzanotte. Non è ancora l'orario. Mamma mia, io sai che non ho ancora finito di fare la valigia. Ludovica come sempre, io invece ho fatto già tutto, tutto pronto. Ludovica, cioè, è tutto pronto? Sì, a parte che è un disastro adesso perché ho aperto tutto quanto per lavarmi, però. Oddio, ma guarda che pure lui con i capelli lisci, guardalo! Ti prego, vieni un secondo. Lui è lì, Laddi. Raga. Vediamo chi Vlad. Ma lui ha i capelli stralisci, più dei miei. Buongiorno ragazzi, sono le... Oddio, non ho il telefono qua, devo guardare perché... Vabbè, sono tutto rimbambito io, cioè... Io sto dormendo in piedi. Sono le 5.55, mia mamma sta per arrivare. E oggi si parte... In tutto ciò, questo è il mio outfit da viaggio. E vi farò vedere una cosa divertente. Anche Vlad... è vestito praticamente come noi, un po' gemelli, un po' così, no? E boh, io sto morendo di sonno, più che altro sono strarimbambito. Ma ce la si fa, ce la si fa, ce la si deve fare. Anzi, ci dobbiamo pure muovere perché sennò arriviamo in ritardo. È arrivata mia mamma, che è venuta a prenderci. Grande donna mia madre, salvatrice. Non so cosa dire, sono di poche parole perché siamo di prima mattina. E come ben sapete sono in... coma. Brava. Mia mamma è una vera fan. Adesso raggiungeremo la Ludovica e partiremo. Sei pronto, Vlad? Prontissimo. Lui stiloso con la giacca in jeans, io così con la tuta un po' a barboncello. Tra il panico per vari motivi, perché c'era una pazza in metro che urlava, Davvero? Sì. Strano. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto la luna. Fai vedere il tuo visino bellino. Ok, ricoprilo. No, ok, ricoprilo. Qua c'è anche Vlad e siamo pronti per la partenza. Siamo pronti per la partenza, siamo pronti per il viaggio. Vabbè raga, sono un po' rimbambito. Raggiungiamo Ox. Ma ho fame, quando è che ci fermiamo? Mai, questa pensa sempre solo a mangiare. Amo, così mi si vede il nasone gigante. Bene raga, siamo in viaggio ormai da 2 ore passa. Mi sta venendo la morte, non so più cosa fare, volevo dormire ma non riesco, anche perché prima mi stavo isolando, era tipo così, e la tipa dietro di me che è scesa ha sbattuto questo coso qua, ma con una violenza così, prende lei e sbatte, e io ero tipo, ok, così, scialla. Ragazzi guardate,
è anche qui Oz con noi. Io. E niente raga, abbiamo appena mangiato, solo che abbiamo lasciato le valigie tutto quanto via, perché non volevamo stare qui in giro con le valigie, non volevamo andare a mangiare con appunto un peso dietro, e alla fine abbiamo posato tutto e non ho portato la macchina fotografica. Ma sembri me alle interrogazioni, il peso dietro, quindi... E nulla, stiamo partendo ufficialmente tutti insieme, squad, e dai. Nel bosco. Sì. Yeah. Mamma mia che emozione, che come siete esaltati. Ti vorrei disturbare perché sei urlo poi. Woohoo! Bene, Ox. Woohoo! Cosa ci dici, Ox Dane? Siamo pronti per la vacanza. Questo pezzo di gnocco. Wow. Chi è quel pezzo di gnocco? Oh. Sono io. Wow. Guardate quanto diventa spesso, Vlad. Attenzione. Attenzione. Sono più spassa io, però. Tu cosa ci dici invece? Oh, ma sei babba la macchina. Io invece sono molto positiva, ho paura un po' di... Ok, basta, non ci interessa più. Io invece vi dico che sono super contento e non vedo l'ora di farvi vedere tutto, anche la casa e niente. Dai. Ok amici, ho preso io il controllo del vlog. Ora siamo tutti riuniti, stiamo andando. Non lo sapevano che eravamo riuniti, era soltanto ripetuto 30.000 volte. E Luciano sta diventando insopportabile, ve lo giuro. Io non ce la farò a vivere con lui. È già partita. Io sono una santa. È colpa di Luciano, tutta colpa sua. Bello, dietro rumori poco rassicuranti. Ma beh, che gare. Raga, piove con il sole. Esattamente io. Il tempo è più bipolare di me. Mamma che paura. Io dormo. Anch'io mi sono appisolato raga, mi sveglio con la pioggia e faccio... No scusate, non ho capito il gioco, interrompete. Gelato? Vabbè raga, lo portiamo noi il sole. Esatto. Io sono il vostro sole, vi illuminerò le giornate. Illuminerò. Ci siamo. Siamo arrivati e siamo arrivati in questa casa dove staremo per un bel po' di giorni. E taran! Adesso non vedete molto, ma ve la farò vedere molto bene. Adesso nel video vi faccio vedere com'è fatta. Ed è bellissima, preparatevi perché è veramente stupenda. Allora, si sale da qui, qua sotto ci sono delle cose, c'è cioè questa sorta di parcheggio, eccetera. Qua si salgono le scale, qua c'è la Ludovica e qua c'è l'entrata. Però prima di entrare vi faccio vedere un po' qua, c'è questa sorta di salottino molto carino. Stracarino, troppo bello. Qua ci sono io, nudo. Magari adesso mi metto una maglietta così mi faccio riprendere dalla Ludovica mentre vi spiego la casa. Un po' Chiara Ferragni che spiega la sua casa. Guardate il bel sederozzo di Luciano. Si entra. E come prima cosa si trova un bagno. Un bagnetto molto bello con una doccia strafiga, lo specchio e boh. Vediamo com'è la doccia. Ci si puoi sedere, cioè se sei stanco ti siedi. È strabella, mi piace un sacco. Poi appunto c'è uno specchio. Yeah. Queste sono un po' di cose che abbiamo appoggiato. Gli altri ci raggiungeranno un po' più tardi, probabilmente. Qui c'è un altro bagnetto. Ci sono un sacco di bagni, questa è una cosa positiva. Qua Luciano. Io. Luciano 2 e Luciano 3. Andando qui invece arriviamo nella sala. Guardate che figata. Le valigie, così. Qua, questa è la mia, che praticamente c'è dentro la Nadione e l'Emanuelone, ve li sono portati dietro. Qua c'è la TV. Super mega bella. Qui c'è questo mobiletto, qua c'è appunto la... Il mobiletto. E che dà sul... Salottino esterno. Qua c'è questo divano. Qua poltrona. Super figo e stracomodo. Divano, poltrona. E poi fai vedere cosa c'è. Ah, sì. C'è una specie di levettina che tu tiri e boom. Bam. Questo ci vediamo. Bravo. Forte. E appunto questo è il salotto. Qua c'è la sala pranzo. Che belli. Guardate il tavolo, mi piace un botto. E qua bello. Qua tante foto allo specchio. Ne vedrete delle belle. E poi ci spostiamo qui in e qua c'è la cucina. Allora questo tavolo a me piace un botto. Tipo uno snack dove possiamo fare colazione la mattina. Esatto. Qua c'è la cucina che è molto piccola ma è molto, ma è molto carina. Guardate la che affaccia sul giardino. Che affaccia sul giardinettino. Beh non si vede niente. Super esposto. Vabbè, esatto. Prima di andare fuori nella parte più bella di qua. Aspetta, qua cos'è che c'è? Qua c'è tipo uno sgabuzzino. Ah sì, qua c'è uno sgabuzzino. In realtà non c'è niente. Che strano, fatto bene. Qui per fare i festini. E adesso saliamo le scale per andare al piano di sopra. Qua ci sono le scalini. Le scaline, grande. Qua c'è il culone. Qua ragazzi attenti perché è pericolo di cadere. E qua arriviamo nelle... No, questa non è la camera ma il bagno. Ed è il bagno molto grande. Questo è tipo... Una bella doccia. Qua ci mettiamo Luciano quando puzzerà. Qua c'è sempre un altro specchio. Boh, è veramente bella questa casa, mi piace tantissimo. Qui invece c'è una camera da letto che ancora non abbiamo capito chi prenderà, però vabbè, non diciamolo proprio. Esatto. Adesso, ma perché sennò litighiamo. Ci dobbiamo dividere ancora le camere, non le abbiamo ancora divise, quindi con molta calma. Qua ci sta un armadio.
Con vuoto. Vuoto. Qui invece c'è una camera doppia, però con letti singoli. Esatto. E la cosa bella, ragazzi, è questa cosa qua. Fai vedere. Questo armadio, cabina armadio. Con gli scalini. Prenderò io perché mi piace un sacco. Sì, ho capito. Allora zi, tu stai qui e noi ci prendiamo. Camera. E qua è il coso. È bellissima. È bellissima questa casa. Poi qui invece c'è un'altra camera da letto. E un'altra cosa molto bella di questa camera da letto, che penso che sia la mia perché quella... No, male. Sto cacchio. Abbiamo il balconcino. Che affaccio? L'altro affaccio. C'è un balconcino che affaccio di là, eh. Mi sa... Aspetta, vediamo. Ah, però non possiamo far vedere questa parte qua perché abbiamo già spoilerato tutto. Tornando invece giù, appunto, facciamo rivedere un attimo la casa così molto velocemente. Molto bella. Si esce nella mia parte preferita, quindi vieni. Oh. Non facciamo vedere troppo. Partiamo di qua. Qui c'è il barbecue e il lavandino. Molto bello. Qui abbiamo delle piante. Una siepe per essere più protetti. Delle sdraio. Qui per, com'è che si dice, per la privacy? Qui un mega tavolone. Un tavolone enorme. E qui, ole! La piscina! Abbiamo la piscina, guarda, ragazzi. C'è la piscina. Che è enorme, adesso butto dentro Luciano. E questo giardinetto molto semplice. Cioè anche la doccia è molto carina. Come molto cosa. Bella. E c'è questo giardinetto che secondo me è super carino. Perché sì, è perfetto. Super carino. E poi da qui puoi andare a disturbare le persone in cucina e farti passare il cibo. Possono fare 100.000 cose e vedrete tantissime cose belle. Perché una cosa che non abbiamo detto è che abbiamo preso questa casa per fare un sacco di contenuti video e cose. Di cose belle per voi! Che vedrete molto presto. Quindi state, rimanete attivi. Preparatevi perché ne vedrete delle belle. Delle bellissime proprio. Raga, non mi sembra vero. Ma è arrivato anche Vlad. Perché appunto ci siamo dovuti dividere. Ci sono stati un po' di intoppi. Ma raga, dovete sapere quando è arrivato ci stavamo per comunque. Perché pensavo non arrivasse più. Però ce l'abbiamo fatta. Adesso manca solo Ox. Dai Ox, dai, muovete, no. Raga, oggi è stato veramente un parto. È stato un po' difficile perché ci sono stati appunto degli imprevisti. E infatti proprio per questo Ox non è qua con noi. Ma niente di grave. Stiamo tutti bene, tutto a posto. E nulla, dai, è tutta. Sono uscito, ma il prato è vero. Cosa? No, è vero. Certo che è vero, Vlad. Il prato è vero. Aspetta Vlad, girami la macchina fotografica. Aggiornamenti raga, la Luda sta cucinando. Almeno io e la Luda stiamo provando Luda a cucinare. Per quella già lavato tutti i bicchieri, tutte le cose, bello. Lei stra... lei pro. Abbiamo la postazione anche in cucina. Adoro. Niente, io adesso mi sa che mi vado a mettere un pantalone della tuta lunga perché io sto congelando. E... dovevo dire ancora un po'. Guarda, adesso inizia a fare Sta bene. E niente raga, mangeremo le farfalle integrali con il sugo e il tonnino. Il sugo e il tonno. Beh ragazzi, siamo un po' stanchi. Butto. Cioè siamo svegli dalle... Aspetta, guardate. Guardate. Porca. Stiamo aspettando che arrivi anche Ox con così Stefano. Così facciamo trovare tutto pronto. Ma il sugo è da riscaldare in padella? No, lo possiamo mettere, cioè in realtà sarebbe meglio. Ma mangiamolo solo col tonno. Vabbè raga, io ve lo giuro sono devastato dalla giornata. Sono distrutto. Oltretutto questo video uscirà domani, voi lo vedrete. No, ho paura di bruciarmi. Dammi il fazzolo. Tanto non brucia quello perché... No, non brucia. Che puzza. Chi è che ha mollato? Ah, ma hai mollato. Signore e signori, è con grande piacere che vi serviamo la cena. Con la pioggia. Con la pioggia. No, ma raga, sta venendo giù di brutto. Che flop. Comunque, questa è la pasta che abbiamo preparato io e la Luda. E nulla. Buon appetito. Noi così, prima giornata, prima serata, un po' easy. Mangiamo la pasta, vediamo com'è. Voglio la reaction. Pronti? Assaggiamo. Ma buona. Easy, è una pasta. Non è proprio così male. Sale. No, il sale ce n'è. Secondo me è il suo che dovevamo farlo bene, però vabbè. Forse ancora un po'. No, durina. Ci sta. E no, perché è integrale. La pasta approved. Buone. Ci sta. Siamo stati bravi. Sì, dobbiamo dire che ce la siamo cavata. Mancano soltanto Ox e Stefano, che stiamo aspettando, ma loro sono ancora in giro. Mamma mia. Sono arrivate! Finalmente, cavolo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ho scoperto che voglio un uomo come Stefano. C'è anche Stefano qua. Non avete capito.
Ehi là, che fai in guys? Fermati, fermati. Raga. Ragazzi, lei è la più pazza del West. Tu matta. Dopo 10 ore, cacchio. Vabbè, ti amo. Il bagnetto. Bene ragazzi, il video finisce qui. E nulla. Abbiamo sonno. Ci siamo svegliati da poco, meglio. Loro si sono svegliati da poco, io sono svegliato da un po'. Beh. Lei stava editando, insomma. Siamo qui. Perché ti nascondi? No, dove qua. Ti nascondi sono tu? Qua. Niente, ragazzi, questo era il vlog, il primo video dei tanti che vedrete in questi giorni. Perché appunto yes. abbiamo preso questa casa per fare dei contenuti per voi. Vedrete dei vedrete video. Vedrete molto presto. Esatto. Infatti, il prossimo video mio uscirà lunedì. Ci saranno due video a settimana in questo periodo. Per il gli mio altri invece. Domani. Esatto, quindi andate a vedere il video sul canale della anche Luda. Anche il mio domani. Esatto, e anche su quello di Vlad, perché probabilmente uscirà un video anche sul canale di Vlad, vero? Vogliamo. Vero? Se non lo fa lo buttiamo in piscina. No. Lo buttiamo ox. E niente, quindi questo video finisce qui. Speriamo davvero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, fate diventare quel pollice blu. Commentate, iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivate le notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, dei nostri anche prossimi video. Esatto. Condividete il video con tutti i vostri amici. Qui sotto vi lascio sempre tutti i miei social e anche i loro, dove se voi volete potete seguirci. Noi vi mandiamo un bacione fortissimo e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Quanto siamo storti.